Ha tratto origine da una segnalazione di anomalia del presidente della provincia di Salerno Cirielli, l'indagine della Guardia di Finanza del nucleo Polizia Tributaria che ha portato agli arresti domiciliari due dirigenti di Palazzo Sant'Agostino e tre soggetti privati, oltre all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 21 persone, 8 tra cui due dirigenti ancora in servizio in provincia, 5 in pensione ed 8 soggetti privati. Per tutti l'ipotesi di reato è di peculato aggravato e continuato. I cinque arrestati sono Vittorio Aliberti, all'epoca dei fatti funzionario del settore staff della presidenza Villani a Palazzo Sant'Agostino e attualmente addetto al settore assistenza al consiglio e relazioni istituzionali, Giovanna Musumeci, funzionaria del settore finanziario della provincia, in particolare responsabile contabile del servizio presidenza, il suo ex marito. Ancora Pamela De Leo, rappresentante della Onlus Associazione Arcobaleno, di fatto inesistente, e Sabrina Primavelire, rappresentante legale di un'altra Onlus, il Centro Studi Universitari, oltre che della società Consulenza Globale di Primavera Sabrina. Svuotando completamente il capitolo di spesa relativo alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico di Paestum, tra gli anni compresi dal 2005 al 2009 sarebbero stati erogati contributi a fondo perduto, al momento quantificati in circa 1 milione di euro, in favore di privati e di associazioni Onlus per pseudo progetti di iniziative in realtà mai avvenute. Onlus assolutamente inesistenti, non solo sprovviste di partita IVA, ma in effetti associazioni di fatto inoperanti e create ad hoc solo per percepire contributi pubblici. Onlus quasi tutte con sede legale a Bracigliano, il comune presso il quale Vittorio Aliberti è anche consigliere comunale in carica. A carico dei 21 indagati è stato disposto il sequestro di beni per un ammontare di circa 1 milione di euro. Immediata, anche se laconica, il commento del presidente della provincia Cirielli, sebbene l'operazione della Guardia di Finanza scriva riguardi vicende legate alla precedente amministrazione del PD, la nostra posizione resta garantista e al tempo stesso di pieno sostegno e fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. L'indagine è stata complessa, delicata e lunga perché abbiamo dovuto fare un'attività a ritroso, sostanzialmente partendo dai conti correnti dei soggetti indagati. In questa indagine purtroppo è stato accertato che tutte le norme a presidio della spesa pubblica e quindi delle erogazioni di denaro delle spese sostenute dall'ente provincia di Salerno non è stata rispettata. Nessuna norma è stata rispettata, quindi l'erogazione di somme avveniva senza formale determina di pagamento, senza atto di liquidazione. Ecco che questo ha comportato naturalmente il protrarsi delle indagini. Ma qui non è un discorso di oculatezza, qui è un discorso di dissipazione dei fondi pubblici in maniera continuata. Difatti sono state arrestate delle persone per peculato continuato e aggravato. Sono ben 112 le operazioni che dal 2004 fino al 2009 hanno permesso di dissipare oltre 1 milione di euro. Ovviamente è nostra sensazione capire, intervenire e incidere ovviamente anche sul discorso della spesa pubblica.